Ma scusi, lei chi è? Io? Io sono Frida Kahlo. Tu chi sei? Io sono uno che ha una famiglia, un mutuo di 40 anni, un super depisello, poi c'era un mago con lo yogurt e la banana che mi voleva aiutare. Guardi, non lo so, chi sono, non lo so. Quindi se io volessi andare, che so, nel Neolitico a conoscere il primo uomo scimmia, potrei? Ma certo, basta che io prenda un libro di storia, lo butti dentro un armadio e le Jésus fait. Io ho mandato gente nella Rivoluzione Francese, ho mandato gente nell'antica Grecia, persino nel protezionismo americano. Lei sa chi ha fatto arrestare Al Capone? No. Terenzio Rodeschi. E chi è? La guardia giurata che lavora giù al Carrefour. Disperati, ha tentato di salvarmi Giovanna d'Arco, Maria Antonietta, Cleopatra, Marilyn Monroe. Ha persino tentato di convincere Lady Diana a non salire in macchina con Dobby. Dai! L'unica che è riuscita a salvare è quella lì, come si chiama? Barbara D'Urso! Sì, allora, sono quelli giusti. Se ti dico che sono quelli giusti, ma ci devi credere. Allora, lui sembra uno sfigato. È uno sfigato. Ho un professionista da cui lui potrebbe andare, non so, per raccontare i sogni, interpretare un po' l'inconscio. È un dottore, eh? Come si chiama? Freud, Sigmund Freud. Ebreo! Ecco, questo è un particolare che vi ho trascurato. Eccolo che arriva, mio fratello. Guarda, lui ha già sbagliato strada, non vede oltre il suo paffetto unto. Hey, Hitler! Come va? Sono andato dai Siemens, il frigo è ancora rotto. Inventeranno la televisione. E poi diciamocelo chiaro, uno quando è innamorato vede due sopracciglia dove ce n'è una sola. E poi anche io, mettermi nelle mani di uno così. Bambini dappertutto, quelli troppo preoccupati a sopravvivere, quelli sai sono solo due cellule, quelli sopravvissuti, quelli mai voluti, quelli che scappano dalle guerre, quelli che ne affogano 10 al giorno, via, tutti da me a giocare su un'enorme giostra che avevo fatto costruire da Leonardo da Vinci. Grazie. Mi è piaciuta molto questa immagine della giostra disegnata da Leonardo, i bambini che ci giocano, già la cultura nella prima infanzia, bello. Allora anche nel mio mondo tutti i bambini, tutti andranno nel suo. E noi dormiremo notti tranquille, senza rigurgitini, otiti, pidocchi, permessi di lavoro per andarli a prendere all'asilo. Il mio mondo sarà un mondo autopulente, senza bisogno della differenziata. Via le scarpe, su, forza! Sì, ma perché? Come perché? Non mi volete mica camminare sul Kashmir con le scarpe, eh? Ma dove ci stiamo andando? Dove stiamo andando? Questa volta vengo con voi. Dentro. Se c'è qualcuno che si vuole aggiungere, perché noi andiamo da Dio.